Per continuare, Iacqua Zero. Allora, dobbiamo tornare al palazzo lì che hanno finito a fare le pulizie. Che adesso dobbiamo fare gli agenti immobiliari. Dobbiamo comprare le robe e fare svendite incredibili. Adesso che posso correre, sono molto contento. Veramente, sono molto contento di poter correre. Che bello, dai. Il posto è questo qua, mi sembra. No, quell'altro. Di questo qua, sì. Bene. Dica. Va bene. Ah, è giusto, Kiryu. Sono Kiryu, per cercare di conoscerti. Cosa ne pensi, Kiryu? Il posto è fantastico, no? Sì, è incredibile. Ok. Va bene? Ok, puoi usare l'ufficio come il tuo hideout, che serve anche come business HQ. Quando la storia avanza, tu sbloccherai nuove abilità. Ah, sbloccherai l'abilità di switchare protagonisti usando il telefono dell'hideout. Ah, ok. Ok, perché adesso non ti spiego un po' delle basi, della base del business? Va bene? Ok. Va bene, va bene. Ok, sembra buono. In questo caso, lascio la mia segretaria a spiegartelo. C'è un po' di roba da ricordare, ma se dimentichi qualcosa puoi chiedermi quando vuoi. Per adesso ti accompagnerò. Ti spiegherò solo una volta sola. Ok. Restate Royale, compri e managgi la proprietà per... vabbè. Per buttare giù i 5 bilionari. Miliardari, insomma. Ok. Star Payout... oddio mio. Star Payout Collection, Assign a Manager, Send Advisors. Perché non riesce a... che cazzo è? Ok. Dio mio, no, ma c'è troppa roba. Ma perché devo essere laureato in economia per fare sta roba? Allora. Ok. C'è qualche problema? La collection gas si frizza. E devi andare a vedere chi menare. Ok, i bilionari ti... vabbè, spamma. Allora, i manager danno le abilità. Contano un match. Dio mio, raga, aiuto. Aiuto. Allora, vabbè, security guard. Send advisors to the properties. Ok, più o meno. Credo che questo copra tutto. Hai capito? Credo di sì. Quindi, dai. Va bene. Laser King Air Pass Y. Dio mio, ho già mal di testa. Perché il gioco scoppia un attimo che controllo? Ok, adesso va un po' meglio. Allora, va bene, premo. Calma, calma. Allora. Oddio mio, allora, come cazzo funziona? Gestiamo le zone. Posso assegnare un manager a una roba. Io. Allora, come funziona? Come funziona? Aiuto! RB. Non ho lo staff. Ok, va bene. Credo che il cerchio sia giusto, credo. Sì. Non lo so, faccio cose. Va bene. Staff. Tu sei meglio in realtà. Questo è meglio in realtà. Ah, posso controllare security. Aspetta. Questo va bene, sì. E qual è meglio? In realtà è meglio. Questo però è 2. Questo è 1. Facciamo così. Sì. Va bene, più o meno. Ok. Posso già fare... sì, avviare il business. Va bene. Sto
tour list. Staff list. Ok. Un attimo che controllo una roba. Ah, ok, va bene. Help. Ok, un attimo che controllo. Vabbè, non posso fare altro però adesso. Ho fatto tutto. Ma che cazzo è che mi chiama? Cos'è sto casino? Cos'è? Cos'è il teledrink che mi turba? Ah no, è la, il coso, sono un idiota. È il... Eccolo lì. Sì, sì, è quello per le carte, va bene. Ok, e quindi adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in giro a comprare roba a caso? Credo di sì, però non, credo, non so se c'è scritto. Vabbè, usciamo intanto, va bene. Ah, ok, ok, va bene, va bene. Va bene, va bene. Dica. Avevi fatto, ordinato l'ordine di discussione. Adesso siediti e aspetta che i soldi vengano a te. Oh, inoltre il signor Yamanoi mi ha lasciato dei fondi che servivano come proprietà iniziale. Ecco a te. Quant'è che ha? 15 milioni di yen! Ma no! Ok. Ma una fortuna! Ne sei sicura? Certo. Quel gruzzolo e... i Urizaki al primo piano sono... di questo palazzo sono il mio in bocca al lupo. Mi raccomando, usare al meglio. Anche se avessi profitto di una singola attività, vuol dire mettere parecchie uova in un solo cesto. Perché non comprare un'altra con quei soldi? Un punto di partenza di sicuro potrebbe essere Sukiyaki Monaka, sulla via Tenkaichi. È un posto famoso, ma è comunque acquistabile a un prezzo contenuto. Via Tenkaichi. Va bene, andrò a dare un'occhiata. Va bene. Usciamo da qua. Ma perché? Ma io perché devo essere laureato, veramente laureato in economia? Vabbè, andiamo. Aspetta, è di qua. Vai. Vai, 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 corri, corri. Si tolga tutti dalle palle. E questo coso? Credo sì. Guarda. Sukiyaki Monaka. Muranaka. Ok, è un ristorante Sukiyaki. Cosa dovremmo fare? Compra. Yes. Ma no, ma perché? Ma no, ma perché? Ma perché? Ok, l'ho comprato. Ok, adesso ho il potere dell'area dello svago. Torniamo indietro. Non so perché il gioco scoppia. Probabilmente avrò qualcosa di aperto sotto che non so. Dov'è? Aspetta, è qua, aspetta, aspetta. Eccolo qua. Adesso dove assegniamo i cosi. Oh, bentornato. Vedo che hai ottenuto una nuova proprietà. Inoltre, i profitti che hai detto di riscuotere sono arrivati. Quei soldi spetteranno solo te. Ok. Ara del lusso, premi A. Va bene. Pagamento pronto. Premo A. 2 milioni. Va bene, dai. Ok. Adesso devo riassegnare. Devo riassegnare il manager. Aspetta. Questo qua è ristorante. Ma sono tutti e due ristorazione. Cioè, io. Boh. Vabbè, facciamo così. No, no, aspetta, no. Questo. Qual è che mi costa di più? Questo qua. Facciamo così. Sì. E questo lo rimettiamo sull'altro tipo. Ma posso mettere entrambi? Ah minchia, allora sì. Ma scusa, posso mettere meglio. Ok, time to pay out. Va bene. Come, posso fare Y? Avere business, sì. Ok. Che cazzo devo fare adesso? Dica. Prendere i profitti. Ok, se prendo una sfida monetaria perderei il possesso di una proprietà. Perciò sicuro di essere sempre segnato responsabile. Ho capito. È parecchia roba da ricordare. Ah, hai ragione. Ma ti ci abituerai presto, Kiryu. In sostanza, devi ottenere più proprietà e migliorarle insieme al loro staff. Aumenterà il tuo patrimonio edilizio, aumenterai anche le tue entrate. Più uscire riusciremo ad ampliare in questo modo. Più vicini saremo a andare. Vicini comunitari, ma caro, tutto chiaro. Ah, un'altra cosa. Sarai tu a decidere come spendere i profitti delle nostre attività. In questo campo sarai costretto a spenderne soldi. In vari modi, investi saggiamente. Ovviamente anche in te stesso. Non riesco a immaginare spendere come spendere tutti questi soldi, ma grazie. Lo userò al meglio, spero. Ho fiducia in te, presidente. Aspetta, quando sono diventato presidente? Ma come, Kiri? Sei il capo di tutto! Non lo sei, ma per una segretaria è normale chiamare presidente chi prende decisioni aziendali. Fa molto segretaria, no?
Davvero? Non saprei. Il presidente qui, però, chiama noi, no? Beh, sì, in maniera ufficiale. Ma che c'è di male? Non faccio del male a nessuno chiamandoti così, no? Questo è il mio primo lavoro come segretaria, quindi voglio calarmi nella parte più possibile. Oh, anche tu sei il primo incarico? Cosa facevi prima di venire a lavorare per Yamanoi? Questo è un segreto. Ah, sì? Va bene allora. Puoi chiamarmi come preferisci. Poi riesco a decidere da te. Evviva! Allora, puntiamo le stelle. Prez. Certo, siamo una tipa in gamba, ma è un po' strana. Prendo già parecchi mal di testa in futuro. Oh, beh, ho deciso di aiutare, perciò andrò fino in fondo. Presidente Kiryu, achievement unlocked! Presidente Kiryu! Ok. Dovevo andare a incontrare Oda per quei drink. Ha detto che il posto si chiama Serena, sulla Tenkaichi Street. Ok, devo andare da Serena, va bene. Ok, c'è il tizio di Yokomichi Silvers! Ma sono tutti quelli delle sottoquest, tu! Perbacco, c'è Kiryu! Voglio dire... Ehi, come butta? Che si chiude Yokomichi Silvers? Come al solito, impossibile dire che sia un teppista o un gentiluomo. Che ci fai qui? Mi dispiace. In realtà vorrei continuare a formarmi come teppista con te, Kiryu. Per favore, fammi lavorare nella tua azienda. Dubito che imparerai come essere un teppista lavorando nella mia azienda. Ti prego, farò qualsiasi cosa. Non voglio nemmeno lo stipendio. No, se mi aiuterai è ovvio che ti pagherò. Anche se ci conosciamo, gli affari sono affari. Sei il più figo, Kiryu. Ehi, mi sa... Oddio mio, che già solo stando con te sto imparando qualcosa di essere un teppista cazzutissimo. Kiryu è consulente. Allora, lui cos'è che fa? Nello spettacolo? Va bene. Grazie per avermi fatto gasare così tanto, Kiryu. Di nulla. Andrà una bomba. Bene. Qua ho visto anche l'altra tipa, ho visto. C'è la tipa qui. Ehi. Ehi, ma tu sei... Sachiko, la tipa che vende mutandine. Smetti di chiamarmi così, per favore. Ormai ho smesso completamente con quel giro. Oh, davvero? Mo' per te. Che ci fai da queste parti? Hai per caso iniziato una nuova attività? Beh, volevo parlare proprio di questo. Sai, potrei aiutarti con la tua azienda, se vuoi. Cosa? Un po' di aiuto farebbe comodo, certo. Ma tu vai ancora ai superiori, no? Non credo di poterti far lavorare nella mia azienda. Oh, non sono una liceale qualsiasi. Grazie al mio giro di Burusero parchi agganci. Posso aiutarti a programmare le distribuzioni e qualsiasi altra cosa che tu abbia bisogno. Non hai tutti i torti. Se non altro sarebbe un lavoro onesto, non come il racket degli slippini. Esatto, la pensiamo proprio nello stesso modo. Non vedo l'ora di lavorare insieme. Ah, è la manager. Beh, oddio, non è mai. A tre ste. Minchia! Già, a tre! Vado subito a cambiarlo. Già, neanch'io. Ce l'ho fatta. Adesso potrò stare molto più tempo con lui. Ma no, ma. Hai detto qualcosa? Non ho detto nulla! Sei proprio un impiccione. Scusa? Vabbè, ma a sto punto andiamo a cambiarle su. Cioè, andiamo a mettere le cose al loro posto, allora. C'è sta la Sachiko che è la manager del grandissimo manager. Cioè, a 3 stelle, minchia, subito. Allora. Arrivo. C'è il... Sì. Oh, là. Adesso non lagga più. Allora, cambia... Aspetta, RB. Cambia lo staff. Manager. Ah, ok, non posso cambiare anche personale mentre raccolto. Quanto ci vorrà a cambiare? Non so. Ci vorrà un po', probabilmente. Vorrei andare a comprare in giro roba, però staff personale. Beh, meglio. È meglio di questo tizio sicuro, sinceramente. Consulente. Ok. Va bene, usciamo da qua. Andiamo da Oda. Andiamo da Oda, incazzati neri. Però vorrei, ripeto, vorrei... Anzi, vo Aspettate che vi dico io una cosa. Intanto facciamo un picchiaggio a caso perché voi... Ma è questo tizio chi è? Tipo, ah, sei tu. Non sei quello che ho incontrato dalla regina Anyu? Ah, sì, è il tizio del Sadomaso. Giusto, con Anyu nel 2010. Com'era il tuo nome? Lady Anyu mi chiama masochista. Oppure maiale o schiavo. Ho capito. Grazie per l'aiuto l'altro giorno. Beh, io... Aiuto? Da quel giorno Lady Anyu ha raggiunto nuovi picchi di illuminatrice, forse proprio grazie a te. Meno male, eh? Non posso esprimere con semplici parole la mia gratitudine, vorrei sdebitarmi con te con i fatti. Fatti? Pare che tu sia a capo di un'azienda. Ho pensato che magari avresti potuto sfruttare le mie abilità da consulente, il mio vero lavoro per servire... voglio dire,
aiutarti. Wow, sei un consulente? Non avrei mai detto, certamente mi farebbe comodo il tuo aiuto. Quelli che sembrano più puritani spesso hanno le pressioni più estreme. Ok. Il simbolo io non so che cazzo sia. Fantastico! Muoio dalla voglia di servirti, frammi. Ma che cazzo dice? Certo, non stai nemmeno cercando di nascondere le tue perversioni, eh? Beh, lasciamo perdere. Però c'è altra gente qua. C'è. Oddio, c'è coso! C'è Mister. C'è Kato. Ehi, Kiryu, baby! Kiryu? Oh, intendi signor Kiryu? Sono il papillon Kato e il direttore Spining. Cosa ci fate voi di qua? Bim, vabbè. Stiamo parlando proprio di te, Kiryu. Parlando di me? Sì! Ci ha aiutato con quel music video con Miracle. Adesso vogliamo fare qualcosa per noi, per te, Kiryu. Mi ha aiutato un sacco, anche a me. Quindi voglio hypare il tuo side gig. Cosa vuol dire? Vogliamo aiutarti, Kiryu-chan. Sì. Ok, daremo le nostre abilità incredibili a tua disposizione. Dai, Kiryu, facciamo questa cosa insieme. Certo, sarebbe figo di avere dei due pezzi grossi come voi. Non, ma non avete già da fare voi altri? Vabbè, siamo entusiasmanti, siamo entusiasti di averlo con te. Ok. Ma che schifo! Ma è terribile! Ma aspetta, ma ha 4 in un giorno, quindi direi che potrei cambiare i manager. Va bene. Haha! Smasceremo lo box office insieme. Come già? Ah, qua minchia! Qua minchia, già 5. Questo è buono, questo in realtà. Potrei intervallare tra lui e Sachiko in realtà. Non sono molto sicuro di questo, ma ok. Grazie per il vostro aiuto, ragazzi. Va bene. C'è altra gente qua. Vedete che fare sotto questo, va bene. Cosa succede lì? Ci stanno già menando. Ma che cazzo succede lì? Arrivo! Arrivo, arrivo! Aspetta, via dalle palle! Non mi rompere le palle, qua si stanno già menando! No! Non mi scassare le palle! Cosa succede qua? Parla! Sì. Sì. Ehi, guarda chi è. Tu sei quel Kirio di Yamanoi, eh? Sì. Ho sentito che c'erano alcuni tizi che stavano facendo casino qua. Fermatevi. Questo è un grande no, eh? Questa è la zona del Leisure King. Dopotutto, tu non dai gli ordini qua. Va bene. Sì. Vai, vai, vai. Un po' di menare, un po' di scusa per menare le mani. Stronzi. Vai. Vai così. Ypsilon. Molto bene. E con la musica apposta. Con la musica sua anche. Vai. Ti picchio anche a te. Vai così. Vai. Ypsilon. Ok, one shotato malissimo. Vai. Aio, 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 che male. Kiryu, alzati. Alzati, Kiryu, alzati. Picchialo. E vabbè, io mi incazzo, dai. Adesso. Va bene, ho capito, visto non va bene. Visto non va bene con questi tizi. Ok, ho capito, va bene. Neanche questo va bene. Sì, lo mangio. Minchia, mi ha infulato. Allora usiamo questo allora. E basta. Dai. Aio. Bastardo. Aia. Dai che sono. Dai, sono tutti. Che palle però. Dai. Ma che due coglioni, bro, eh. Vai, che due palle. Ti grabbo. Aia. Ma togliti dalle palle. Facciamo così. Oh, ma sti strutti sono forti, eh. Ma io non mi posso muovere. Che cazzo stiamo parlando? Di cosa cazzo stiamo parlando? Vai. 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 Porca troia. Uè! B! Vabbè. Dai, che dupe. Cioè, il primo l'ho fatto subito, questi stronzi no. Vai, picchia per bene. Picchia per bene. Kiryu, vai, Kiryu, vai. Vai, stronzo. Aia, stronzo. Vai. Che cazzo. Oh, che due palle. Oh, il primo l'ho fatto subito, gli altri mi stavano menando assai. Ma che cazzo sono questi tizi? Non ci credo. Ok, bene. Se l'ho risolto a voi, ma adesso devo andare. Ok.
per i profitti. Va bene. Ok, adesso devo un attimo che controllo un attimo se sono arrivati i denari e dopo salviamo. Si tolga, si tolga via dalle palle tutti. Guardiamo i denari se sono entrati giù e dopo concludiamo. Non è qua il posto, ma è qua. Molto bene. Cazzo succede? Ok, si sono arrivati i denari. Quasi. Qua, sono quasi arrivati i denari. Va bene. Allora salvo qua. Salviamo. Posso parlarle? No. Va bene, salviamo. Save. Salviamo qui. Bene. Ok ragazzi, io direi per questo appuntamento Yakuza 0 abbiamo concluso. Se vi è piaciuto, mi piace, commentate, scrivete, ci vediamo al prossimo video.